ho fatto capire. Passiamo alla fase 2. Del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Noi siamo a questo ambiente che è a servizio della comunità. Preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato. Dato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Preghiamo, Dio Padre di bontà, che ha reso ogni uomo responsabile del suo prossimo, perché il fratello aiuti il fratello, manifesti la sua benevolenza a quanti lavorano in questo luogo e a tutti coloro che vi entreranno. Per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Amen. A questa era c'è nuovo che ho voluto. Beh, potete procedere. Un attimo. Quando vuoi. E te? Sì, arrivo. Tieni, qui. Arrivo. Forte del direttore Candela, che si è imposto con Sicilia e Servizi per tutta una serie di problematiche che non sto a dire, siamo riusciti ad avere le credenziali per poter procedere e poter lavorare. Quindi ringrazio tutti, ringrazio il distretto, i colleghi, tutti, ringrazio gli uomini del comune, della manutenzione, l'ufficio tecnico, tutti coloro i quali hanno collaborato con entusiasmo, perché non è stata qualcosa fatta solo perché c'era un indirizzo dell'amministrazione. Ho notato che questo ufficio è stato fatto con entusiasmo, quindi siamo veramente soddisfatti. Speriamo che la gente rimanga altrettanto soddisfatta, quindi è un buon inizio. Grazie. Intanto buongiorno a tutti e grazie di essere venuti. Peppe ha fatto tutti i ringraziamenti, quindi non mi voglio essere ripetitivo, ma il grazie di cuore veramente per quello che avete fatto. Ci tenevamo perché questo bene, questa finalità per noi era, diciamo, una cosa importante, uno degli obiettivi che dovevamo raggiungere. L'abbiamo raggiunto anche con un po' di ritardo, ma l'importante è che si raggiunge l'obiettivo.
Vi comunico inoltre che diciamo fra una settimana e 10 giorni inaugureremo altri 2 beni confiscati alla mafia, che questa amministrazione ha portato, diciamo, tutte le modifiche possibili, e ha aderito a 2 progetti importanti, il progetto Dopo di Noi e il progetto di accoglienza. Quindi ci sarà un altro appuntamento importante per quanto riguarda Borgetta, per quanto riguarda la finalità appunto dei beni confiscati, che è quella appunto di ridare un bene alla città. Questo sicuramente, ritornando per quanto riguarda appunto il CUP a Borgetto, posso far altro che ringraziare tutti quelli che sono, diciamo, realmente impegnati per farlo. È un servizio per me importante alla città, perché abbiamo visto che in altri paesi funziona. E abbiamo visto che a Borgetto magari possibilmente ci sono i disagi, anche se c'è l'ASP molto vicino, però in realtà è un problema andare a spostarsi, quindi abbiamo un'opportunità importante e tutti abbiamo collaborato affinché questo progetto si realizzasse, e oggi finalmente abbiamo potuto, diciamo, inaugurare questo centro. Quindi un grazie di cuore a tutti. Praticamente io sono qua in sostituzione del Consiglio Comunale, e quindi ho il piacere comunque di essere presente in questa inaugurazione di questo servizio, e veramente penso che sia di fondamentale importanza. Faccio i complimenti all'amministrazione per quello che ha fatto e per quello che sta continuando a fare, e mi auguro che la cosa possa durare nel tempo. Grazie. Un ottimo esempio di collaborazione tra le amministrazioni locali e l'azienda sanitaria. Sì. E questo dimostra come noi siamo disponibilissimi qualora ci sia la collaborazione appunto delle amministrazioni locali, dei sindaci soprattutto, a dare una mano ad agevolare l'accesso degli utenti tutti ai servizi sanitari. Questo mi sembra una buona partenza, perché oltre ad avere un servizio di prenotazione delle prestazioni specialistiche, vorremmo anche, cioè già è in atto, creare un punto che già è, l'abbiamo visto nelle tabelle, il PUA, punto di accesso ai servizi. Certo, non è che potranno dare dei servizi, però c'è una fase preliminare che è quella dell'informazione all'utente, che è quella di fornire la modulistica, indicare qual è l'ufficio addetto, che evita... No, è carente, questo glielo posso assicurare. Dico evita, ecco. Che è importantissima, non è solo importante fornire l'informazione, è anche importante dare la modulistica giusta, così l'utente, anziché venire 3 volte, viene una volta sola e fa tutto nell'ambito del suo comune. Questo mi è sembrato particolare per quanto riguarda... E l'avete... Esatto, anche questo ha fatto molto, cioè l'assessore lavora nella sanità, nel distretto soprattutto, e quindi capisce quali sono le difficoltà. Noi disponibilissimi da parte di tutto il personale del distretto, è a disposizione per qualunque, e di questo vi ringraziamo, ecco, e lo sapete, ne avete avuto dimostrazione, giusto? Ne avete avuto dimostrazione, noi siamo felicissimi, perché l'utenza per noi è tutta uguale, anzi più il comune è, vabbè, anche questo, c'è il vicino, il comune, però anche questi 2-3 chilometri, 4 chilometri, no, per molti sono problematici, problematici, perché un conto è la teoria, cioè, vabbè, pochi chilometri, non è così, perché la gente ha bisogno anche da una punta a un'altra del paese, secondo me, certo, per quello che si può. Comunque devo ringraziare il sindaco e l'assessore che sono impegnati per questa cosa. Io sono qua in rappresentanza dell'associazione La Biglia Verde, che rappresento, e in questo momento parlo come addetto stampa dell'associazione Libriato. Questa è, diciamo, la prima uscita per me come addetto stampa dell'associazione Libriato, e il presidente, che diventa ancora, assume ancora il ruolo di presidente dopo 4 anni, è Francesco Billeci. Conoscete tutti, credo, l'associazione Libriato e La Biglia Verde. Le due associazioni si intersecano, perché con l'associazione La Biglia Verde noi portiamo avanti il percorso di cultura e di legalità.
altrettanto con l'associazione Liberiato, è un'associazione diciamo molto delicata per quanto riguarda l'attività, infatti siamo accreditato in prefettura eccetera, non sto qua a dire l'iter per entrare a far parte dell'associazione Liberiato, ci guardano con una lente di ingrandimento e forse fanno anche i raggi X per far parte di questa associazione. E io volevo esprimere la mia soddisfazione al sindaco e all'assessore del comune di Borgetto, perché sono fermamente convinta, come diceva e lo ricordo sempre in un'occasione Monsignor Pennisi, che dove c'è il deserto, perché diciamolo, va bene, un bene confiscato alla mafia prima aveva un percorso completamente diverso e secondo me era deserto. E allora in un deserto può nascere la speranza, in un deserto può nascere un fiore. E secondo me, non voglio essere romantica, ma lo vedo proprio in questo modo, qua può nascere la speranza per quanto riguarda gli utenti. Sappiamo benissimo tutti i casi di mala sanità. Li sappiamo, ce n'è uno recentemente, un medico rompeva il femore ai pazienti per fare delle prove, diciamolo così. Quindi sappiamo che ci sono casi di mala sanità, però ognuno di noi può dare un contributo e questo, come diceva la dottoressa Scalpello, è proprio un segno tangibile del rispetto nei confronti degli utenti, rispetto che va guidato naturalmente con la modulistica giusta, perché molta gente sbatte a destra e a sinistra. La prima, io quando sono andata la prima volta a Partinico, cioè non sapevo, non ero mai andata e io sono una che mi so girare bene, però devono trovare gli utenti le persone giuste che li guidano, perché ci sono i vicchiaretti che onestamente non sanno manco leggere nella modulistica ed è importante accompagnarli in questo servizio. Io mi fermo qua, non mi prolungo. Io lavoro presso l'AMAP di Palermo e per 14 anni sono stata responsabile dell'ufficio commerciale del recupero crediti. Bene, io facevo solo il mio dovere da responsabile, mi avvicinavo agli utenti, davo l'informazione giusta, dicevo ma io non so scrivere, bene, l'aiuto io. Sa qualcuno che mi ha detto lei è un angelo? Non è così, io non sono un angelo, io sono una dipendente scrupolosa che cerca di dare il proprio contributo professionale agli utenti. Qual è il significato che io ho dato a questa espressione lei è un angelo? Non siamo abituati ad avere gente professionale, gente corretta che ha il dovere, si pone come professionista seria nei confronti di un servizio. Quindi benvenga questo servizio, il prete ha benedetto tutti gli operatori che lavoreranno qua e che sia l'inizio di un percorso che va verso la legalità. Quindi complimenti all'assessore, complimenti al commissario che si trova qua a iniziare questo percorso e al sindaco di Borgetto e anche a lei. Buon lavoro a tutti.